questo è solamente uno dei ragazzi uccisi ieri notte. Un ragazzino. Ieri sera, intorno alle 2 di notte, c'è stato uno scontro a fuoco proprio nel campo di Jenin. Ci sono stati diversi feriti e 3 morti. 3 ragazzi, uno dei quali 15enne. Questo è il cordoglio che accompagna i caduti con i Freedom Fighters della Palestina, le loro bandiere, i loro volti coperti, le armi in pugno. C'è un'atmosfera estremamente carica. Ieri notte stavo tornando a casa dal lavoro, i soldati israeliani mi hanno fermato e fatto scendere dall'auto. Poi mi hanno sparato a bruciapelo sulle gambe, pensavano che fossi un cecchino. Vogliono ucciderci tutti e rubare la nostra terra. Ma ieri, in West Bank, oltre a Jenin, si è combattuto a Gerusalemme, a Tulkarem, a Kalkilia, a Betlemme, a Tubas. Dall'inizio della guerra ad oggi, solo in Cisgiordania ci sono stati 102 morti e 1265 arresti. Dopo Gaza, questo è diventato il fronte più caldo. Daniele, vista dal campo, la situazione com'è? Cioè, Israele continua a fare delle azioni, diciamo, cosiddette selettive? Beh, il livello di pressione sulla Cisgiordania è elevatissimo. Un po' visto il momento, anche il livello di stress dell'IDF, un po' si cerca di fare operazioni preventive di antiterrorismo. Ovviamente West Bank, la Cisgiordania, non è poi associabile ad Hamas, anzi, le bandiere di Hamas e gli uomini di Hamas qui se ne vedono, saranno ben nascosti. Ci sono però altre componenti, per esempio Jenin, che è un campo profughi che risale al 1948, quindi una città nella città, 22.000 abitanti in un chilometro quadrato, beh, lì c'è un esercito vero e proprio che difende il campo profughi. E in questo momento di grande frizione lo scontro sembra inevitabile, ma si è alzata l'asticella. Questo forse è un po' il problema. C'è stato un airstrike israeliano qualche giorno fa su una moschea, non accadeva da 20 anni. Ieri lo scontro a fuoco a cui abbiamo assistito, perché eravamo a poche centinaia di metri dalla nostra finestra, era uno scontro a fuoco consistente con il personale IDF sul campo in un'incursione che si è fronteggiato con questa milizia. E poi è intervenuto anche un drone, questo è quello che sospettano a Jenin nel campo profughi. E c'è una serrata a Jenin, c'era una manifestazione questa mattina dopo il corteo funebre e il clima era tesissimo. Questo possiamo estenderlo anche ad altre località di West Bank. Quindi la pressione qui è alta. Cos'è che contestano principalmente? Intanto le vittime di Gaza, gli airstrike, non avendo incontrato nessuno che ha giustificato l'operato di Hamas, quasi tutti però ci hanno detto che su Gaza non riescono più a tollerare quelli che sono gli interventi aerei di Israele perché vedono morire palestinesi. Questo lo è sostanzialmente il